Mi hanno detto: guarda il video delle dimissioni di Marino che fa schiattare da ridere. L'ho guardato. Guardiamolo insieme. Non mi ha fatto veramente schiattare, ma io ormai rido per poco. Scusate, c'è il rumore della vallattatrice. Spero non vi disturbi. La centrifuga non finisce mai. Allora, cara Romana e cari Romani, e vabbè. Assume la sua decisione. Ha fatto. Avendomi un castella polare, vabbè. La sua città, vabbè. Se lo vogliamo. E qua si autoelogia. Strappando il Campidoglio Non alla aveva destra. prese per 5 anni maltrattato, E va bene, infangato, questo è sino a consentire indiscutibile. l'ingresso di attività criminali anche di tipo mafioso. Anche di Quella tipo sfida mafioso. l'abbiamo vinta insieme. In questi 2 anni ho impostato cambiamenti epocali. L'abbiamo vinta insieme. Lo sapete che tutti quelli che fanno marketing invitano a dire insieme perché sanno che gli utenti, quando sentono insieme, abboccano. Non abboccate, quando dicono insieme è sempre una sola. Parentesi. Sistema di governo Ho cambiato il sistema di basato sulla governo, quiescenza de vabbè. nobis, ai poteri anche quelli criminali. Non sapevo, nessuno sapeva quanto Non lo fosse sapeva. grave la situazione, Vabbè. quanto a fondo fosse Non lo arrivata sapeva la e questo commistione ci politico-mafiosa. crediamo. Non sapeva quanto fosse grave la commissione politica. Vabbè, questo è Questa il sfida Marino è che vinta. Il conosciamo. sistema corruttivo è stato Si scoperchiato. dice questa sfida è vinta, invece immagino che i suoi l'abbiano fatto fuori proprio i mafiosi alla fine. Cioè, tutta questa montatura. Io non ci credo. Al di là che Marino sia un inetto. Lo sapevamo quando l'abbiamo votato perché abbiamo votato Marino. Perché c'era Alemanno. Che devi fare? Con la pistola puntata alla tempia, voti Marino. Ma no, non è che qualcuno, credo, abbia mai pensato che fosse brillante. È impossibile. Col senno del poi avremmo dovuto astenerci. Alemanno l'avrebbero magari rieletto, però l'avrebbero arrestato poco dopo. E però, come faceva a saperlo? Non arrestano mai nessuno qua. Già il fatto che gli permettano di diventare sindaco di Roma ad Alemanno significa che c'è più di una cosa che non va. Comunque, io tutta questa storia trattoria, francamente, la trovo assolutamente una mistificazione. Mi posso sbagliare, non ci credo. Tra l'altro, il tizio della trattoria, del ristorante, quello che è piuttosto conosciuto e chiacchierato a Roma. Ho sentito dire nel mio quartiere, dove la sanno lunga, che è uno insomma assolutamente senza scrupoli che potrebbe tranquillamente aver mentito, senza ombra di dubbio. Ecco, a San Lorenzo un dubbio non ce l'hanno su questo punto. Sant'Egidio aveva cacciato un assessore di Sant'Egidio qualche tempo prima, potrebbe anche essere vendetta. Io non ci credo che uno come Marino si metta a fregare i soldi al ristorante, cioè, per quanto sia sciocco. Ma perché mai dovrebbe fare una cosa del genere? Tutte quelle cose, il Papa, gli esmi, non lo so. Comunque, che dobbiamo dire? Indubbiamente non è capace. È giusto che sia così. Saremo commissariati, mi pare di capire, alla fine, perché il sindaco di Roma non lo vuole fare nessuno. Nessun nome forte dei 5 Stelle pare che si voglia candidare, almeno ad oggi, e se ci mettono quello che ci hanno messo l'altra volta, è come dire che non se la sentono di guidare Roma. Il centro-sinistra non c'è nessuno da metterci, altrimenti non ci metteva Marino. E il centro-destra è in carcere. Il centro-destra romano soprattutto, quindi saremo commissariati. Noi, alla fine, è sempre colpa nostra, probabilmente. Ci sarà del vero, sicuramente.